Amici ascoltatori, benvenuti ad Arcobaleni, la nuova trasmissione di Arco Consumatori dedicata ai problemi di noi cittadini nella, come dire, nella nostra veste di consumatori e utenti, già perché tutti siamo consumatori e utenti e di problemi sappiamo che non ne abbiamo pochi. Chi vi parla al microfono è Franco Venni, segretario regionale dell'associazione, cioè il sottoscritto, e che volta a volta vi presenterà numerosi ospiti che saranno in trasmissione con noi, esperti nei vari argomenti. Aspettiamo anche le vostre domande, sarà importante per arricchire la nostra trasmissione che volutamente e obbligatoriamente sarà incompleta rispetto a tutta la gamma di problematiche che ciascun argomento comporta. Comunque, noi risponderemo sia sul sito internet di Radio Speranza, che lo ricordiamo è radiosperanza@diocesipescara.it, sia se volete anche direttamente al sottoscritto che ha questo indirizzo di posta elettronica franco.venni@gmail.com. Ovviamente vi risponderemo personalmente, ma anche riteniamo che sarà possibile, se ce ne sarà l'opportunità, se le vostre domande saranno tante, di rispondere anche dedicando appositamente a questo una trasmissione. Bene, fatto il prologo, partiamo subito con questa puntata che è dedicata a una delle riforme più sentite da parte delle persone, oltre a quella ovviamente che ci darà la possibilità di lavorare di più e di guadagnare qualche liretta di più, che è quella della giustizia. Ne parliamo stamani con l'avvocato Claudio Di Gregorio, che è anche consulente di Arco Consumatori. Buongiorno, avvocato. Un saluto a tutti. Allora, iniziamo subito questa spinosissima materia con una domanda, diciamo, partiamo dal generale. Ecco, si parla di riforma, quella che il governo sta preparando è una vera riforma? Ma lo vedremo sul campo, però le linee qual è il guida. Giudizio che dai? Un giudizio direi positivo, però bisogna sempre vedere poi l'applicazione pratica, perché praticamente l'idea di base è quella di semplificare in un certo senso. È vero, noi abbiamo una miriade di disposizioni spesso in contrasto l'una con l'altra nella quale si sguazzano gli avvocati, è vero, no? La professione dell'avvocato vive dell'interpretazione possibile e immaginabile. Noi stessi operatori del diritto vorremmo una semplificazione, solo che nessuno ha la bacchetta magica e poi insomma c'è stata una congeria di norme nel tempo, per cui effettivamente mettere mano alla giustizia, in questo caso alla giustizia civile, l'ultimo decreto legge sulla giustizia civile, è un'impresa un po' ciclopica, anche se le linee sono abbastanza condivisibili. Ecco, negli altri paesi, lo sentivo l'altro giorno, un esempio di referendum implica, volete sì o no l'indipendenza della Scozia, era molto semplice a capirsi. Il nostro fa riferimento a 25 leggi diverse e vi sfido a riuscire a capire di cosa si parla, di cosa si vuole, è vero? Beh sì, è un po' tutta, pare che l'Italia sia un paese che ha più leggi in assoluto, tanto che non sono riusciti nemmeno a contarle. Questo però, questo esempio qui della semplificazione anche che riguarda il lessico, cioè la possibilità di essere capiti, c'è qualche novità? Ma metti il dito nella piaga, perché un tempo, insomma, quando io ero all'inizio della professione 30-31 anni fa, quando si facevano le leggi c'erano anche delle persone addette a curare il lessico. Ora, ultimamente... Cioè, come doveva essere scritta la norma. Esatto, sì. Sono state tolte per questione di spesa, per tagli alla spesa. La conseguenza è che le leggi non sempre sono chiare. Comunque, per quanto riguarda l'ultimo provvedimento, ci sono dei capisaldi condivisibili, per esempio la semplificazione del processo civile
l'abbassamento, diciamo, della durata del processo. Oggi come oggi in Europa noi siamo penultimi, battuti solo dalla Grecia per la durata dei processi. E cosa mette in campo questa nuova legge per realizzare questa cosa? Ma sono diverse misure in teoria buone. La prima, per esempio, è che all'interno del processo civile le parti, stanche delle lungaggini, potrebbero, anche nel corso del processo, passare a una giustizia dell'arbitro. L'arbitro è una giustizia, diciamo, privata, molto rapida, con sentenze inappellabili. Quindi si farebbe una traslazione agli arbitri del contenzioso, naturalmente col consenso di tutte e due le parti processuali. Quindi praticamente mi stai dicendo che se per caso i due si mettono d'accordo, non c'è bisogno di andare oltre. Sì, Ma questo era già prima, cioè non c'è bisogno. adesso è canonizzato, nel senso che lo stesso giudice potrebbe, il giudice per esempio attualmente può già mandare in mediazione le parti, Sì. si chiama mediazione delegata. Adesso Che ci vuol sarà, dire? Che può mandare le certo, mediazioni, vuol dire le manda davanti a una terza persona sì, a un altro organismo, un con i due organismo in avvocati? mediazione, due avvocati, già questo c'era. Adesso il decreto di Renzi aggiunge l'arbitrato, cioè la possibilità non solo di mediare, ma proprio di decidere da parte di un privato, di un organismo privato. Ma poi si può ricorrere alla decisione? No, le decisioni degli arbitri sono inappellabili, se non per motivi procedurali si può fare, ma quindi anche questo, sì, la definizione, perché poi questo è un altro grosso argomento, perché noi abbiamo ben 3 gradi di giurisdizione e in altri Esatto. paesi, per esempio negli Stati Uniti, ce n'è uno solo, poi c'è la revisione del processo, semmai, e quindi noi per 3 gradi, insomma, voglio dire, Anche io. perché spesso il primo grado è quello che cerca, non so, non lo capisco, sentenze completamente diverse, contraddittorie l'una con l'altra. Tra il primo grado e il secondo grado, fra giurisdizioni diverse, cioè fra sedi giurisdizionali diverse, una a Trento e l'altra a Napoli, ma questo non fa del giudice un elemento, come dire, un po' come non so, come, che può essere tirato da una parte e tirato dall'altra. Beh, i rischi ci sono, naturalmente noi non abbiamo dei precedenti vincolanti come in Inghilterra. In Inghilterra ti dicono, in base alla sentenza del 1865, io decido così perché è vincolante per il giudice. Qui il giudice, c'è il libero convincimento del giudice, quindi ci sono, anzi io ci sono delle questioni che arrivano in Cassazione e mi dico, ma una cosa così semplice è dovuta arrivare fino alla Cassazione. Purtroppo questo, il problema non è tanto, il decreto legge di Renzi non tocca questo fatto della possibilità di 3 gradi di giudizio, ma vorrebbe almeno il primo ridurlo a un anno, perché noi abbiamo sforato ampiamente, e quindi ecco la possibilità degli arbitri, la possibilità di passare da procedimenti complicati a procedimenti semplici, sempre col consenso delle parti. Poi una buona fetta, per esempio, di cause sono le cause di separazione e di divorzio, e hanno messo questa cosa interessante. Dice, come voi andate all'ufficiale di stato civile per sposarvi, potete andare anche per divorziarvi, a patto che la coppia non abbia figli. Quindi questo è un nuovo istituto in cui praticamente due Si coniugi si devono discute solo il separare. patrimonio. Sì, oppure le questioni personali, diciamo il mantenimento, e quindi questa è una semplificazione in che senso? Che prima bisognava per forza andare dall'avvocato, dal giudice e compagnia, adesso si può semplicemente andare all'ufficiale di stato civile e separarsi se uno non ha figli minori. Ecco, Questo è un altro provvedimento, diciamo. sì, poi entreremo magari nel merito. Rimaniamo un attimo sulle generali. Quindi tu dici, grosso modo, ci potrebbe essere una semplificazione delle leggi. Io ho la sensazione, però, che queste leggi si vengano complicate moltissimo in Parlamento, e non tanto dai parlamentari, ma dagli uffici, che, diciamo, in qualche modo confezionano le leggi. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto che mi sembra ancora, non lo so se la legge lo risolve o no, è quello dei decreti attuativi. Cioè, si fanno le leggi, poi tanto il decreto attuativo, rimane lì e la legge non viene applicata.
Ma ecco, questa nuova riforma. Tu hai messo proprio il dito nella piaga, perché tutti i governi, no? Adesso c'è Renzi, prima c'era Letta, prima ancora Berlusconi, tutti quanti annunciano la legge. E allora uno pensa che effettivamente le cose c'è la legge. Poi però non viene convertito, non escono i decreti di attuazione e compagnia, e quindi rimangono gli annunci. Renzi questi provvedimenti che stiamo incominciando ad analizzare li ha introdotti con decreto legge, quindi sarebbero immediatamente vigenti, però devono essere convertiti in legge da una legge, perché quando c'è il decreto legge poi... È interessante il titolo, è un titolo che dice togliamo giurisdizione, semplifichiamo la giurisdizione, la degiurisdizione, mi sono anche intrecciato perché sono dei termini che vogliono far capire che ci deve essere meno giudizio e più libertà, diciamo, di più autonomia, perché in realtà comunque il nostro Stato italiano è uno Stato che tende al burocratico. Cioè l'avvocato, più che fare l'avvocato, fa il burocrate, il commercialista fa il burocrate, il bancario fa il burocrate, il notaio fa il burocrate, tutti facciamo i burocrati, tutti passiamo il tempo a riempire moduli e nessuno fa il suo mestiere. Però, sì, esatto, ma questo fatto secondo me non è casuale, nel senso che ogni volta devi riempire un foglio ci devi mettere una marca da bollo, esatto. E una marca da bollo sono soldi. Allora, la lunghezza, la lungaggine del processo è anche un affare per lo Stato, sbaglio? Senz'altro. Infatti ci sono delle incongruenze in questo. Per esempio, io lo dico così da libero pensatore, in questo momento al Tribunale di Pescara è in atto una verifica, un'ispezione del Ministero. Però temo che l'unica cosa che interessa agli ispettori è proprio se sono stati pagati o no i contributi unificati, le marche da bollo e compagnia. Ma, è un po' amaro come discorso. Sì, ma se un giudice, una valutazione dell'operato dei giudici in termini qualitativi, non sto parlando di risarcimenti, in termini qualitativi, insomma, se un giudice, tutte le sue sentenze vengono appellate e tutte cassate perché inadeguate o per altri motivi, ha in qualche modo non dico una sanzione, ma comunque una limitazione nella carriera. Una volta si diceva, ma sai che una volta i camionisti a Firenze, città da cui provengo, si diceva se non sai fare il camionista vai all'ATAF, cioè l'ATAF è quello che conduce gli autobus passeggeri dei cittadini. Ora non era un granché come idea, però c'era una graduatoria formale, del sostanziale, della qualità del professionista. Qui c'è una valutazione per dire tu sei bravo e meriti di avere altri processi, oppure è bene che tu stia a vedere le scartoffie. Allora, per quanto riguarda il discorso tra loro giudici, c'è come, nel senso che io so personalmente, dopo 30 anni di professione, che alcuni giudici che hanno sbagliato sono stati bloccati, perché è chiaro che il giudice di tribunale aspira ad andare in Corte d'Appello, quello della Corte d'Appello è andare in Cassazione, quindi magari se si blocca in tribunale può essere anche per motivi disciplinari. Ma poveraccio che ci capita sotto. Sì, poi questo è un discorso tra loro giudici che vedono queste cose, vedono anche il rendimento, però qualcosa nella macchina che non funziona, perché hanno fatto delle statistiche proprio prima di emanare il decreto legge adesso di Renzi, in cui la produttività dei giudici addirittura è aumentata, però non si sa come i processi durano ancora di più. Perché i processi nostri durano 4-5 anni, quando magari negli altri paesi intorno all'anno. E questo è lo spirito di questa riforma, per poter ridare diciamo un discorso ai giudici idoneo. Poi invece il cittadino ha questa, diciamo, può fare cause di responsabilità civile al giudice, però nell'attuale sistema... Che durano quanti migliaia di anni? Durano anche quelle parecchio tempo. Hanno cominciato dal Giurassico a farle, no? Però il problema è che è sempre una responsabilità indiretta, cioè uno fa la causa allo Stato che poi se la sconta col giudice, mentre tutta, diciamo, la problematica anche politica di questi ultimi tempi vorrebbe
mettere una responsabilità diretta, la cosiddetta responsabilità civile del giudice. Bene, ringrazio l'avvocato Di Gregorio, credo che abbiamo fatto una piccolissima escursione, piccolissima rispetto alla molteplicità dei problemi che la giustizia nostra comporta. Vediamo nelle prossime puntate di approfondire ulteriormente questo problema. Grazie e a risentirci. Arrivederci.